ragazzi, voglio continuare con la giornata. Comunque ho portato il marito a lavoro. Quindi aspettate, devo togliere. Ok. Sto cane, se no non faccio il coso. Come sei brutto. Vabbè. Poverino. Comunque, niente. Comunque voglio fare il tour di, mio Dio, di questa casa qua, che è per l'estate. Non uso la penna, non lo so perché. Questa qui, che è la penna a touch. Vabbè, comunque, ora la uso. Allora, non la posso usare. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Allora, vi voglio spiegare un pochino. Allora, qua c'è la camera dei bambini. Dei miei figli, qua c'è il bagno con la luce e non mi chiedete perché ho messo queste due stanze, perché era troppo grande lo spazio e non sapevo cosa mettere, quindi le ho messe tutte e due. Ho messo la cucina tutta vuota e la camera da letto, e dopo la sala avevo piscina. Ora vado nell'altra casa, ecco qui. Aspetta che non si sta. Allora, dopo andiamo nella casa Halloween, perché è la casa che mi piace di più. E non mi chiedete perché? Perché ha la porta che si vede veramente e ha un grandissimo ripostiglio. Vabbè, da qua c'è l'entrata dove ho messo l'albero di Natale tutto addobbato con le cose. E poi qua c'è la vera porta, quindi c'è, no vabbè raga, qua posso far entrare tutti. La amo troppo questa casa. Poi qua sono le valigie. Ecco. E qua c'è l'annaffiatoio per annaffiare questa pianta qua che ho qua. Qua c'è un ripostiglio dove metto i vestiti che non mi servono e i vestiti vecchi, diciamo. Poi qua ho la camera da letto, naturalmente gigantesca. Aspettate. Ok, vabbè, andiamo avanti. Poi qua ho... Allora, poi qua ho, diciamo, la camera da letto e qua ho la camera dei miei figli. Ne ho solo uno perché solo la grande viene con me e le piccole le rimango con la nonna. Vabbè, ora vado proprio nella mia casa, che è questa qua blu. Ok, che è questa casa blu, qua, eccola. Ecco, io ce l'ho tutta addobbata. Allora, ora vado a portare ora devo portare mio marito perché si deve cambiare. Eccolo. Eccolo qui. E ora cambio a mio marito e gli poso i soldi. Allora, posiamo i soldi qui. Sì, perché i soldi che guadagniamo li mettiamo tutti quanti là. Poi, invece, gli occhiali li metto qui da qualche parte. Beh, se non si vede perché sto vedendo dove sono gli occhiali. Oh, gli occhiali stanno qua da qualche banda. Ah, eccoli. Ce li avevi in mano, sai? Vabbè, e lui dopo si va a fare una bella doccia perché naturalmente deve essere sempre pulito mio marito. Mio marito. Va bene, ok, mio marito. Ok, metto i vestiti qua. Beh, qua ho tutte le cose della skincare. E nel frattempo, stai ferma? E nel frattempo lui si lava. Dopo aver finito il suo lavaggio. Allora, continuiamo con il video, se no non mi dura il tempo. Allora, stavamo dicendo, prendo questo. E faccio così, poi prendo la lacca perché lui deve essere, perché la parrucchiera ha detto che deve usare sempre questa cosa qui, non so perché. Beh, comunque, oh mio Dio, devo prendere a lui e devo chiudere qua. E gli metto l'accappatoio, ecco qui. E ora vado qua che gli metto il suo pigiama. Il pigiama l'ho messo a lavare, quindi gli metto tipo questa cosa qua da ballo, non so cosa sia. E appendo questo e lui ora se ne va a dormire.
Ecco qui, ed è finita la giornata del maschio. Ora andiamo a me, che sono a scuola. Ecco, quindi devo andare a scuola da qualche parte. No, da qualche parte devo andare a scuola. Ok, va bene. No, questo è tocca a buca. Sì, è tocca a buca. Pagato, a pagamento. Eccola, qua è la scuola. E come l'hai pagato? Con i soldi. Ma lo sanno i tuoi? Aspettate, non è qua la nostra, no, non è qua la mia scuola, scusatemi. È dall'altra parte, là dove sta Vuvù, là, quella cosa là. Non so cosa sia, però va bene. Allora, stavo dicendo, ora ho premuto la scuola, eccomi qua. Non so dove si suona la campanella, però da qualche parte si suonava. Appunto, da qualche parte. Questa qua non è la campanella. Vabbè, comunque era suonata la campanella perché era finita la lezione e al compito ho preso 10 di questa qua. Perché ho fatto tutto bene. Comunque, se dovete sapere, lei è un poco pazza. Questa prof è pure un poco vecchia. Vabbè, allora, ragazzi, è finita la lezione e è suonata la campanella. Signorina Luci, signorina, come si chiamava? Non mi ricordo. Vabbè, l'invento un nome. Signorina Anna, lei si viene a prendere il suo compito e si è preso un bellissimo 10 e lode. Grazie, prof, la ringrazio tanto perché ieri sera mi sono messa veramente a studiare e niente. Quindi potrò essere la secchina della classe? Se continui così, sì, prenderò sempre 9-10. Va bene. Ma la secchina ero io. Tu stai zitto che io non studio. E tu non studi, sono problemi tuoi. Grazie. Ho preso il coso, là, il DNA. E fa pure schifo. Vabbè, comunque. Lui sta qua, tu stai qua. Oh, scusa, guarda la sgomma. Sono in capitato. Non si fermo di lei. Vabbè, lei comunque ha fatto pure la merenda, ora riprende tutti i suoi aggeggi. Ok, allora, ho messo tutto, ora metto pure le penne. Ecco. Oh, giusto la borraccia e il libro. Scusatemi, me ne ero proprio dimenticata. Oh. Ecco. E la prof ha detto che mi devo portare pure il mio test. E mi devo portare questa cosa che è questo bambino. Vabbè, me devo prendere io. Comunque un'altra. Vabbè, ma non, però non l'ho presa, non so il motivo. Vabbè, ciao prof. Ciao prof. Ciao prof. Ciao prof. Ciao se... Ciao secchiona, ciao secchiona, ciao nerd, nerd, ciao bullo, ciao ciao, ti piacciono i miei muscoli? Tu sei sempre così tanto vanitoso, Ma... Sì, vabbè, ciao, io mi aspetto da... Oh, l'ho riuscita a prendere sto coso, ok. Ciao prof, ciao, metto sta cosa in testa qua. Vabbè, lei comunque ha finito pure la lezione, quindi ce ne possiamo andare nella casa. E manca solo mia sorella, però mia sorella sta in banca, cioè qua. Ma io ora vado a mettere prima lei in posizione. Se il video dura, diciamo, un po' di più di quello che dovrebbe durare, perché sto facendo vedere tutti i particolari. Ok, andiamo qua. Aspetta, devo prendere lei, eccola. Chiudiamo. Allora. Ok, va bene. Allora, vabbè raga, voglio continuare almeno per finire lei, perché i miei genitori mi hanno chiamata. Aspettate un secondo che devo mettere il mio zaino qui, eccolo. Devo chiudere e devo mettere la mascherina qua da qualche parte almeno. E gli occhiali li devo mettere qua dentro. Quindi, oh mio Dio, prendiamo qua. Mettiamo qua. Metto il computer qua.
metto questo qua. Lei non si lava perché già si è lavata stamattina. Non è vero. No, questo qua non è il suo pigiama. Aspettate che il suo pigiama stava da qualche parte. Comunque, raga, è finito. E lei pure. Ah, e comunque uscirà la terza parte con lei. Quindi io ora spengo. Ah, vabbè, ho fatto lo screenshot. Ora lo devo eliminare. Elimina. Elimina. Ora lo tolgo. Ok, l'ho tolto. Oh mio Dio, scusatemi, è caduto. L'ho tolto, lo spengo. E niente, ci vediamo alla prossima volta. Ciao!